Capitano Titus, gli orchi hanno massacrato le armate del mondo Forgia. E controllano le armi di difesa planetaria. Astuto da parte degli orchi. Così ci tengono impegnati mentre saccheggiano i titani da guerra. Reggersi, manovre evasive. Pilota, rapporto. Motore di tribordo fuori uso. Perdiamo quota. Porta in salvo la nave. Scenderemo in un altro modo. Agli ordini. Thunderhawk lancia di Giove di ritorno. Per eliminare il cannone. O vuoi già tornare a casa, sergente? Non prima di avere detto due paroline agli orchi. Non è azzardato, capitano. Il Codex Astartes non ammette tali iniziative. Stai al passo. Thank you.
Leandros. Sei ferito? Il Codex sconsiglia di lanciarsi in un attacco alla cieca con un reattore dorsale, e saggiamente, direi. Ormai non sei più un novellino. Perché ti attieni tanto al Codex? Le sue regole sono un punto di riferimento. Per tutti noi. Ma a volte è meglio pensare con la propria testa, Leandros. Signore, ci ha salvato. Alzati, guardia. Vi credevamo morti. Il merito è vostro. Lo saremmo, signore, se non fosse per il tenente. Dove troviamo questo tenente? Nelle prime linee. Segua le trincee fino al bunker di comando del tenente. Vai pure, guardia. Dobbiamo raggiungere Sidonus, poi cercheremo questo tenente. Ci servono informazioni aggiornate sul cannone. Sergente, hai trovato qualcosa per tenerti occupato? Non temere, capitano. Ho lasciato qualche orco anche a te. Gli orchi hanno organizzato ottime difese intorno al cannone. Eppure l'indole degli orchi li avrebbe portati a smantellarlo o distruggerlo. Di certo non a usarlo per respingere i nostri. Seguono una strategia. Il loro capo non è stupido. Le cose si fanno interessanti. Dell'imperatore. Sottotenente Mira, 203° reggimento cadiano. Capitano Titus, degli Ultramarine. Sei tu la più alta in grado? Non resta nessun altro, signore. A meno che i miei superiori non risorgano. Per ora non sembrano averne intenzione. Tenente! Gli esploratori sono tornati alla base avanzata. Quanti? 2. Diavolo, ne ho mandati 10. Quel maledetto cannone. Non abbiamo i numeri per tentare un assalto. E come avrete visto, sta abbattendo tutti i vascelli di supporto. Ecco perché siamo qui. Pensiamo noi al cannone. Allora seguitemi. Devo avvertirvi, signori. Qua giù abbiamo un piccolo problema con gli orchi. Gli orchi sono arrivati al cannone, da lì. Non siamo riusciti a penetrare nelle mura. Siamo troppo pochi. Siete sopravvissuti con le vostre forze, tenente. Siete andati bene. Ma non siete più soli. Ci riprenderemo il cannone. Avrete i vostri rinforzi. Ci conto davvero, capitano. Cosa sta facendo quel servo teschio? Tenta di consegnare un messaggio. Sembra danneggiato. Il sigillo dell'Inquisizione. Interessante. Cosa ci fa qui l'Inquisizione? Lo scopriremo presto. Sono l'Inquisitore Drogan. Richiedo supporto urgente al Manufactorum Ajakis. Cercano il dispositivo sperimentale. Per ora il dispositivo è al sicuro. Li ho fermati. Ma ora sono in trappola. Se muoio, il nemico non deve mettere le mani sul dispositivo. O sarà inarrestabile. Mi serviva altro tempo. L'arma era quasi pronta. Un'arma sperimentale? Dobbiamo trovare l'Inquisitore prima che lo facciano gli orchi.
L'inquisitore Drogan. Sono io, Drogan. Chi mi cerca? Capitano Titus, degli Ultramarine. Ci è giunta la richiesta di aiuto, ma sembra sia sopravvissuto all'attacco. Sono sia un soldato che uno scienziato, capitano. In che condizioni è il dispositivo sperimentale? La sorgente energetica. Alimenta l'intero Manufactorum dalla sala del generatore. Quindi è una fonte energetica, non un'arma. È un dispositivo complesso e piuttosto instabile. Se gli orchi lo trovassero, lo farebbero a pezzi. La sua esplosione sarebbe abbastanza potente da annientare il pianeta. Quindi va portato al sicuro. E per questo, capitano, mi serve il vostro aiuto. Da questa parte. Space Marine, vuoi rubare i miei titani? Il mio bottino! Ti sfiderò le budella dalla gola! Ne arrivano altri milioni. Il nostro piano non cambia. Portare via da qui Inquisitore e sorgente energetica. Inquisitore Drogan, dobbiamo portarti via dal pianeta prima che sia invaso dagli orchi. Sei rimasto esposto alla potenza incontrollata della sorgente energetica. Nella sala del generatore, l'ho visto. Hai resistito all'energia concentrata del warp. Come puoi essere ancora vivo? La sorgente incanala energia warp? Un ordigno del caos. Eresia! La mia attività contro gli Xeno è benedetta dall'Imperium. La tua benedetta attività può aiutarci contro gli orchi? Le mie ricerche sono della massima segretezza. L'Imperium ne vieta l'utilizzo senza la sua approvazione. Ecco qua la tua approvazione imperiale. Molto bene. La sorgente energetica alimenta un'arma sperimentale che si trova nei miei laboratori. Il flagello psionico. Potrebbe annientare gli orchi. Perché non ci avevi detto nulla di questo flagello? Il flagello psionico non è mai stato collaudato, sergente. Se dovesse verificarsi un'avaria, aprirebbe in due il pianeta. Non abbiamo opzioni. Useremo l'arma e correremo il rischio. Inquisitore, la tua ferita ci sta rallentando. Posso farcela. Fratelli, portatelo ai Valchirie. Distrarrò gli orchi e vi raggiungerò. Allora consegna la sorgente energetica al sergente. No, Drogan. Il capo degli orchi voleva la sorgente. Quando i suoi vedranno che l'ho io e non voi, seguiranno me. In marcia. Piloti, sono il tenente Mira a bordo del Valchirie 1. Velivoli degli orchi in avvicinamento! Capitano Titus, mi serve un artigliere Requiem pesante.
finalmente non dovrai più portare con te la mia sorgente energetica. Perché non ha funzionato? Maledetto Drogan. Mai fidarsi dell'Inquisizione. Rialzatevi in fretta, Ultramarine. Ci sono degli orchi che ci aspettano. Space Marine! Avrebbe dovuto farci fuori! Caos! Ma com'è possibile? Hai dei nuovi amichetti, Space Marine! Inquisitore! Sta indietro! Molto coraggioso. Drogan! Capisco. Il mio servo ha fatto ciò che gli avevo chiesto, e anche di più. Ma non ce l'avrebbe mai fatta senza di te. Capitano Titus. Grazie al coraggio di questi Space Marine, abbiamo fatto breccia in questo universo! La tua resistenza al mio tocco è sorprendente, Titus degli Ultramarine. E anche quella al Warp, che tanto ha impressionato il mio servo. Ah, pensi che l'Inquisitore sia un traditore? Ma quando lo avete conosciuto, era già morto da tempo. Sei stato usato dalla mia marionetta. Lei in carne e ossa. Ci vuole ben altro per uccidermi. Codex avverte che solo gli affiliati al Caos possono resistere al tocco del Warp. Stai passando il limite, Ultramarine. Sono il primo a essere turbato della mia resistenza al Warp. Ma prima di cercare delle risposte, dobbiamo occuparci di questa invasione del Caos. E se fosse troppo tardi? Leandro, se ora basta! Dobbiamo muoverci. Pensi di uscire?
uscire da qui con quella cosa luccicante? Sono il capo Grimskull! Questo pianeta è mio! Non ho ancora finito con te, Space Marine! Sono io ad avere finito con te, Borco. Sicuro questo arnese, sergente. Farò il prima possibile. Là! Recuperate il dispositivo warp. Sidonus, alla piattaforma d'atterraggio. Sì, capitano. Finalmente! No! Sembra solo un gingillo, ma nasconde un potere immenso. Questo dispositivo è un dono degli dei del caos. Racchiude il segreto della mia evoluzione, della mia ascesa a demone immortale. Le mie armate verseranno sangue umano in tutto il firmamento. Continui a resistere al mio trucco. Solo uno stretto legame con il Warp lo giustificherebbe. Stai per unirti a noi, fratello. Nemeroth ha ucciso Sidonus per la sorgente. Definivi eretiche le ricerche dell'Inquisitore, Leandros. Lo sono. Cosa intendi? Nemeroth vuole usare la sorgente energetica per la sua trasformazione in principe demone. Un abominio! Come potremo resistere a una simile creatura? Ucciderò Nemeroth quando sarà più vulnerabile, durante la trasformazione. Sorveglia Sidonus fino all'arrivo dell'apotecario. E unisciti all'attacco imperiale. Andare da soli è un suicidio. O peggio. Sappiamo quanto il nemico sia interessato al tuo legame con il caos. Hai paura che io ceda al caos? Certo che no. Ma quel che c'è dietro alla tua resistenza torna solo a favore del nemico. Perché? Forse questa resistenza può permettere un colpo mortale da vicino. Annienterò Nemeroth con l'acciaio e con l'astuzia. O morirò provandoci. E se la mia resistenza avrà un ruolo nella battaglia, così sia. Così sia.
restituisco la vostra oscura reliquia. Vi porto in dote questo pianeta. E chi lo ha? Vi chiedo la ricompensa che è stata pattuita. Vuoi parlare con le tue divinità? Ti ci spedisco io. Ammettilo, Titus. Il potere del caos è dentro di te, attratto da questa reliquia. Immagina gli Ultramarine impegnati in una gloriosa campagna di conquista della galassia. Guidati da te. Immagina tutto il potere che potresti ottenere. Come schiavo del caos, le tue parole non mi distoglieranno mai dal sentiero della virtù o dalla vendetta dei miei fratelli guerrieri. Uccide pure i miei servi! Io sono inattaccabile! Gli dei del caos mi proteggono con tutte le forze del creato! Dimentichi una cosa, Nemeroth. Non sono estraneo al tocco del Warp. Stai per unirti a noi, fratello. Guardi, Ultramarine. Ha salvato il pianeta. Vedo che gli Ultramarine sono umani, dopo tutto. Più di quanto credi, tenente. C'è qui la stramaledetta Inquisizione. Le sue ferite sembrano inflitte dal caos. Sei convinto di questa accusa? Il capitano Titus è stato corrotto dal caos, Inquisitore Trax. Io non sono un eretico! Stai mentendo! Solo un emissario del caos resiste a una simile esposizione al Warp. Io ho annientato il demone! Forse con il supporto di alcune forze blasfeme? Dobbiamo saperlo. Tu ti rimetterai alla mia autorità, capitano. Oppure l'Inquisizione ne dedurrà che hai corrotto tutti gli Ultramarine sotto il tuo comando. Senza contare chi si schiera al tuo fianco. Non badi alle sue accuse. È assurdo. L'Inquisizione ti distruggerà, Mira. Quegli Ultramarine saranno disonorati. Per sempre. Lascia fuori i miei fratelli e il tenente. Io verrò con te. Non so il perché della mia resistenza al tocco del caos, ma giuro che scoprirò la verità. Saranno molte le verità che scopriremo, Space Marine. Il Codex Astartes non lascia adito a dubbi. Non è possibile toccare il Warp e uscirne illesi. Il Codex Astartes è un elenco di regole. Ci guidano, ci formano come Ultramarine.
ci insegnano a mettere il dovere e l'onore davanti a tutto. Ma il vero Space Marine lo si riconosce da come convive con quelle regole. E tu hai fallito.